Ogni tanto ritorno alle glorie vecchie del canale. In questo video parleremo di tutti i vault di Fallout, tutti quanti, senza badare alla canonicità. Numero, esperimento, come è andata, e useremo la sociologia per dire come sarebbe andata nella vita reale, e a fine video, per chi è interessato, dirò il vault che secondo me è migliore in cui vivere e quello peggiore. Cominciamo subito. Vault 0. Questo è il vault di controllo di tutti i vault di controllo. È governato da un supercomputer che ha integrato in sé i cervelli di uno scienziato, un artista, un dottore, un avvocato, un politico, un game designer, un prete e un attore di film... Ci siamo capiti. Come prevedibile, il supercomputer ha preso il controllo e ha avviato una crociata contro gli umani, fino a fondersi con il protagonista di Fallout, Tactics. Vault 1, un vault che permette a chi arriva in ritardo dopo la guerra nucleare di entrare lo stesso. Vault 3, era uno dei vault di controllo, ossia vault il cui esperimento è controllare gli altri vault. Questo vault per tale motivo ha funzionato molto bene e si è aperto dopo un secolo a causa di problemi con la depurazione dell'acqua. In questo video scopriremo che è un problema comune dei vault che si rompono cose vitali. E vennero per questo massacrati dai demoni. Nulla da dire su questo vault, in sé per sé è un ottimo vault dove vivere, ma gli abitanti sono stati troppo ingenui. Vault 6. Piccole quantità di radiazioni sarebbero state rilasciate ogni giorno. Non viene specificato quanto piccole, ma probabilmente sarebbero morti tutti di tumore se sono equivalenti a un decimo di un RX ogni giorno. Sarebbe comparso in Fallout Extreme, a cui ho già dedicato un video. Vault 8. L'esperimento è di durata, rimanere chiusi per 10 anni e poi uscire nel mondo. È uno dei vault dotati di Geck, con cui hanno reso la terra fertile circostante. In questo modo hanno costruito Vault City, una civiltà proibizionista, niente alcol, niente droghe, niente armi, e segregazionista, gli esterni sono reputati impuri e tenuti fuori. Anche questo vault in sé per sé è sicuro, il problema culturale sono gli abitanti che nel loro isolamento hanno tratto la lezione opposta a quella del Vault 3, non fidarsi abbastanza e rimanere chiusi. Vault City si unirà poi alla New California. Vault 11. L'esperimento richiedeva che gli abitanti sacrificassero uno di loro per tenere tutto funzionante. Gli abitanti per questo iniziarono, in maniera alquanto azteca, a dare poteri e privilegi alle vittime selezionate in modo da sentirsi meno in colpa, finendo per eleggerle sindaci. Il sindaco è colui che governa il Vault fino al suo sacrificio. In questo modo si crearono partiti politici che, paradossalmente, chiedevano di votare per l'avversario. Si formarono diversi partiti politici, alcuni di sinistra, come il Partito dei Tecnici Uniti, il Blocco dei Lavoratori, altri di destra, il Partito di Provvidenza Divina e il Partito di Giustizia, e alcuni che dal solo nome non riesco a definire, Blocco Utilitarista, immagino di sinistra. Tutto questo fino a quando l'ultima sovrintendente venne eletta con un tranello. Con una storia che è palesemente ispirata al mito di Lucrezia durante la monarchia romana, le venne imposto di offrirsi sessualmente al partito dominante o avrebbero nominato suo marito. Lei, per salvarlo, cedette e poi nominarono il marito comunque. Infuriata, iniziò una vendetta contro il partito dominante e poi divenne il sovrintendente. Cambiò le regole e stabilì che i sacrifici sarebbero stati scelti a random dal computer. Questo portò ad una guerra civile che fece massacrare tutti gli abitanti tranne 5. Questi 5 scoprirono il colpo di scena. Il sacrificio non era necessario. Non appena avessero rifiutato, il computer li avrebbe premiati. Per tutto questo tempo hanno ucciso chissà quanti per nulla. Questi 5 sopravvissuti sconvolti si sarebbero... ci siamo capiti a vicenda, uno dopo l'altro, e l'ultimo avrebbe dovuto fare da solo. L'ultimo invece è fuggito via, dopo aver fatto fuori tutti gli altri, hai capito? Devo purtroppo dire che questo vault è realistico. La sociologia ci insegna che la gente crede a qualsiasi cosa senza verificare e che probabilmente avrebbero usato i sacrifici per eliminare gli indesiderabili. Ciò che avrebbero dovuto fare, oltre ad evitare di sacrificare qualcuno verificando effettivamente che i sacrifici fossero necessari, sarebbe stato banalmente usare l'unico criterio oggettivo e neutro, l'anzianità. Eliminare chi ha meno da vivere, così da minimizzare il danno e fare la cosa neutra, cioè lui ha 8 anni, non sono io, non sono io che ho scelto, non è una cosa passionale. Vault 12 ha come esperimento quello di non essersi mai chiuso, cosa che ha portato le radiazioni a trasformare gli abitanti in ghoul, che fondarono Necropolis. A parte questo, il Vault funzionava benissimo. Piccolo dettaglio, immagino. Vault 13, uno dei più famosi, avrebbe dovuto rimanere chiuso per 200 anni, si è dovuto aprire prima, per via di un chip di purificazione acquatica che si era rotto, e di cui non avevano il doppio o istruzioni per costruirne uno nuovo. A seguito di questa prima apertura, una fazione aperturista lasciò il Vault e fondò un villaggio tribale. Il Vault venne poi conquistato dall'enclave, e infine gli abitanti del Vault sopravvissuti e gli abitanti tribali sopravvissuti fonderanno insieme New Arroyo, che poi diventerà uno degli stati membri della New California grazie al Geck. È uno dei vault più di successo di sempre.
Volt 15. L'esperimento qui era doppio. Da un lato far convivere moltissime culture diverse, dall'altro sovrappopolare il Volt. Ben presto ci fu uno scisma e il Volt si divise in quattro gruppi. Un villaggio, che usò il Gek per fertilizzare la terra e far convivere diverse culture, ossia Shady Sands, che in nome di questo multiculturalismo diventerà la New California. Una banda al similcanato di predoni, i Khans, che verrà più volte quasi terminata. Una banda di cultisti fissati con i serpenti che poi serviranno le figlie di Ecate ed infine si trasferiranno a New Vegas, i Vipers. Ed infine una banda pseudo-anarchica di predoni che verrà più volte sterminata, giungendo anch'essa a New Vegas, i Jackals. Alcuni conservatori hanno usato questo Volt come esempio che il multiculturalismo non funziona, ma in realtà, come dimostra Shady Sands, non è vero. Fu la sovrappopolazione del Volt a creare problemi. Volt 17. Non sappiamo niente di questo Volt. Gli abitanti furono convertiti in supermutanti. Volt 19. Venne diviso in due blocchi separati, blu e rosso. La propaganda del Volt doveva studiare la paranoia e convincere le due fazioni che l'altra li voleva morti. In breve tempo il Volt è finito in guerra. Questo Volt sarebbe durato molto poco anche nella realtà, perché noi sappiamo che negli umani ci sono insite tendenze di crudeltà e sfiducia, nonché paura del diverso, e basta dividersi in gruppi anche fatti da persone identiche tra di loro, quindi dissing al monoculturalismo, non c'entra niente, potrebbero essere due gruppi identici e si odierebbero lo stesso. E questi si odieranno lo stesso anche solo perché stanno in dormitori diversi. Si vedano per esempio gli esperimenti realmente accaduti di Cave Roberts. Volt 21. È durato un bel po'. In questo Volt tutto veniva deciso sulla base del gioco d'azzardo, compreso il destino del Volt stesso, che finì per vendersi a Mr. House, e oggi è un hotel casinò. Questo Volt avrebbe sicuramente fatto sviluppare una ludopatia a tutti e avrebbe reso gli abitanti poco capaci di autocontrollo. Sarebbe durato anche meno di quello che è durato nel gioco. Volt 22. L'esperimento riguardava la creazione di piante capaci di produrre molto cibo. Alcune di queste piante, funghi mutanti, hanno finito per prendere il controllo degli abitanti. Abbastanza esplicito. Volt 27. Peggio del Volt 15. Qui la sovrappopolazione era molto più grave. 2000 abitanti. Sarebbe durato molto poco. Volt 29. Popolato soltanto da bambini, o al massimo da quindicenni. I pochi adulti erano tutti anziani ed era governato da una AI. Qui è nato Harold. Insomma, questo è il Volt dei Maranza. Letteralmente il signore delle mosche. I ragazzi avrebbero potuto organizzarsi autonomamente, in realtà, e con la guida di una AI è possibile effettivamente che sopravvivano. Volt 32. Qui si ambienta una futura serie TV su Fallout. Non sappiamo ancora molto. Volt 33. Idem con patate. È il nome del mio Volt su Fallout Shelter, se vi interessa. Volt 34. Per regola, questo è il Volt più americano di tutti, perché è pieno zeppo di armi a disposizione di tutti. Alla fine una fazione se ne andò e formò gli appropriatamente nominati Boomers, una tribù isolazionista e fissata con le armi. Quelli che rimasero divennero ghoul. Questo Volt nella realtà sarebbe durato 8, massimo 9 ore, poi sarebbe finita a strage. È il Volt in cui i giochi sono stati più ottimisti in assoluto. Le ricerche, come ho dimostrato in un video, mostrano che più armi circolano, peggio è per l'ordine costituito. Passiamo ora al Volt 36. Era destinato a produrre soltanto una zuppa disgustosa come cibo. Non necessariamente avrebbe finito per far impazzire tutti, eh? La gente si può abituarsi alla monotonia dei sapori, finché è nutriente possono andare avanti. Volt 39. Volt pieno di piante mutanti selvatiche. Consiglierei l'uso di diserbante oppure di spegnere le luci? Volt 42. Un Volt destinato al senso della vita. Qui le lampadine erano tutte da 40 watt. Di tutti gli esperimenti questo è abbastanza blando, non serve che ve lo dica. Volt 43. Abitato soltanto da 20 uomini, 10 donne e una pantera. A meno che questi uomini e donne non fossero armati, il Volt è destinato a durare molto poco. Se riescono a far fuori l'animale, i maschi si scanneranno per le donne. Volt 44. Si facevano esperimenti su animali estremamente pericolosi. Alla fine, come prevedibile, gli umani saranno massacrati. Passiamo al Volt 51. Era governato da un supercomputer Zax, che doveva mettere alla prova gli abitanti. Lo Zax iniziò a fare esperimenti e test sempre più crudeli, fino a causare una guerra civile. In un certo senso, questo Volt ha avuto più esperimenti di tutti gli altri. Volt 53. Tutti i congegni erano destinati a rompersi regolarmente. Tutti riparabili, ma la cosa avrebbe dovuto stressare gli abitanti. Questo Volt è meno malvagio di quello che si pensa, Perché sarebbe diventata semplice routine di lavoro per tutti gli abitanti. Volt 55. Niente nastri di intrattenimento. Questo Volt pure non è nulla di grave. Come nel Paleolitico avrebbero creato le proprie storie e il proprio intrattenimento.
Volt 56. L'unico intrattenimento era quello di un pessimo comico. Gli scienziati della Volt Tech hanno previsto che sarebbe collassato prima del 55. In realtà non cambia granché psicologicamente, avrebbero semplicemente bruciato tutte le copie dello stramaledetto comico. Volt 63. Non sappiamo niente. Volt 68. Sono entrate 1000 persone, solo una delle quali donna. Questo Volt sarebbe, secondo stime ottimistiche, durato più o meno una, forse due ore e mezza. Nel giro di 5 secondi i maschi avrebbero capito che l'unica fonte di riproduzione e di rapporti eterosessuali è una singola donna. Nel giro di 10 secondi avrebbero iniziato a lottare per la supremazia. È probabile che un buon 10% di popolazione della Volt si sarebbe costituita da maschi omosessuali o bisessuali e che questi ultimi avrebbero formato le proprie comunità autonome. La donna probabilmente verrà in un raptus di gelosia, poverina, e il Volt si estinguerà dopo una generazione. Volt 69. Finalmente ci sono arrivato. Oh, it's such a beautiful number! 69! Oh, 1000 abitanti, ma stavolta un uomo e tutte le altre donne. Allora... Ho un dubbio. Ora tutti stanno a dire che questo sarebbe il Volt Paradiso, il miglior Volt, che a differenza del Volt 68 sarebbe stato un sostanziale porno H24, posso dire porno finalmente? No. Questo Volt finirebbe male tanto quanto il precedente. Analizziamo la sociologia. Anzitutto il Volt 69, che bel numero però, meraviglioso, solo per il numero... Anzitutto il Volt 69 sarebbe piacevole forse per il maschio, ma non certo per le donne, che scoprirebbero che la loro unica fonte di sesso eterosessuale è un maschio, magari neanche troppo attraente. Nel giro di 5 secondi si svilupperebbero gelosie, intrighi, liti fisici, sì, anche le donne lo fanno, non pensate, ci sarebbero donne che sono genuinamente attratte da lui, donne che normalmente non sarebbero attratte da lui, ma che, considerando che potrebbe essere l'ultimo maschio della Terra, sentiranno un dovere morale a riprodursi con lui, donne che vivendo chiuse con lui come unico maschio finiscono gioco forza per farselo piacere, e nel giro di 5 secondi la situazione finirebbe male. Essendo un maschio solo contro orde di donne, non avrebbe alcun potere o autonomia decisionale. Scordatevi le fantasie in cui le donne si mettono in fila e formano un harem ordinato. Sono, appunto, fantasie e non sono la realtà. Anche in questo caso si svilupperebbero comunità autosufficienti di donne omosessuali o bisessuali. Anzi, nelle donne la cosa è più accettata, ergo il loro numero qui potrebbe essere più alto. Basta anche una sola donna che in questo caso sia un pochino simpatica, diciamo così, paxerella, e in un clima post-apocalittico con tutto questo stress non credo ce ne saranno poche, che in un raptus di gelosia farà fuori il nostro povero amico. Oppure lo evirerà, così nessuno potrà giocare col giocattolo per eccellenza. Ora, esiste la possibilità che le donne si organizzino e facciano a turno per ottenere una gravidanza e mandare avanti la specie? Sì, se gli umani fossero tutti agenti freddi e razionali. Ma non viviamo in quel mondo lì. Quindi sì, il Volt 69 sarebbe collassato nel giro di una generazione. Questi due Volt sono la dimostrazione del perché la monogamia è prevalsa nel mondo rispetto alla poligamia o la poliandria. Ci avete mai pensato perché quasi tutte le società sono monogame? Oppure, come mai i matrimoni monogami hanno un tasso di fallimento del 50%, mentre i matrimoni aperti hanno un tasso di fallimento del 92%, rispettivamente? Il motivo è semplice. Perché la monogamia rispetta la simmetria. Un partner tu e uno io. Invece in situazioni come questa c'è un partner da un lato e tanti dall'altro. Ergo, il tempo che sarebbe stato dedicato ad uno viene diviso in tanti. Ergo, meno qualità, meno tempo. Sorgono inevitabilmente gelosie e competizioni. A parità di tutto, ripeto, troverete sicuramente coppie monogame che sono peggiori di coppie poli. Oltre ad una maggiore instabilità emotiva da relazioni che entrano ed escono. Fun fact, c'è un mito secondo cui le donne che vivono insieme sincronizzano il loro ciclo mestruale, cosa che nel Volt 69 causerebbe, stando al meme, una volta al mese una sorta di apocalisse. Ma no, è un mito, le ricerche l'hanno smentito. Volt 70. Il Volt aveva come unico esperimento che le fabbriche di tute si sarebbero rotte. Il Volt era vicino a Salt Lake e per questo venne popolato da mormoni, che crearono una civiltà priva di alcol, droga e tabacco basata su una filosofia cristianeggiante. Il Volt aveva a disposizione non uno, non due, ma ben tre geck. Volt 75. Il Volt era basato su una società spartana. Le nascite erano selezionate eugeneticamente, i bambini erano addestrati sin da piccoli a diventare supersoldati. Alla fine i supersoldati sono diventati i Gunner, è abbastanza ovvio dalla lore. Questo Volt, come Sparta, sarebbe probabilmente disceso in crisi della popolazione alla prima occasione.
Vault 76. Questo Vault si è aperto solo dopo 25 anni dall'apocalisse, lasciando liberi gli abitanti di andare in giro a scorrazzare. Pochissimi sono sopravvissuti. Vault 77. C'era un solo abitante in questo Vault, un uomo con una scatola di pupazzi. Come è abbastanza ovvio, nel giro di 8, massimo 9 minuti, l'uomo è impazzito completamente e ha iniziato a usare i pupazzi per tenersi compagnia, affidando ad ognuno di loro ruoli di precisa istanza psichica. Il re è il superio, mentre il Vault Boy rappresenta la sua ombra junghiana, il suo lato anche un po' violento. Alla fine l'abitante è uscito dal Vault insieme al Vault Boy dopo aver assassinato il re, ossia perso la ragione. Vault 79. Questo Vault era riservato alla conservazione della riserva aurea degli Stati Uniti. Non c'è molto da dire. Vault 81. Uno dei pochi Vault ad essere ancora attivi e funzionanti. Si dovevano fare esperimenti sugli abitanti, ma la sovrintendente, usando uno stratagemma, impedì agli scienziati di entrare quando ci furono le atomiche, e poi impedì gli esperimenti nel Vault per i pochi scienziati che sono riusciti a passare. È un Vault semichiuso. Non è isolato come il Vault 101, ma neanche troppo naive, e commerciano con l'esterno. Vault 84. Anche qui c'è un voto, ma per esiliare un membro del Vault invece di ucciderlo. Chissà perché ora è disabitato. Vault 87. L'esperimento consisteva nell'iniettare FEV agli abitanti. Per la Pikachu face degli scienziati, il Vault è ora completamente occupato dai supermutanti, chi mai l'avrebbe detto. Vault 88. Unico Vault a venire completato dopo la guerra e non prima. Peggio del Vault 12. Era pieno di strumenti all'avanguardia destinati a rendere gli abitanti più facili da sfruttare, anche se la scelta starà al protagonista di Fallout 4. Vault 92. Esperimenti audiologici per utilizzare rumore bianco e suoni bineurali allo scopo di rendere gli abitanti aggressivi e creare il secondo impero giapponese. Gli abitanti sono tutti impazziti. È più probabile in realtà che gli abitanti, più che per l'ipnosi, finiscano per impazzire a causa degli acufeni, in un Vault del genere sicuramente ci saranno. Acufeni devastanti, mica lievi. Però era popolato da soli musicisti, quindi presumo che prima della fine dovesse essere piacevole per le orecchie. Nel Vault ci sono anche degli stradivari originali. Vault 94. Questo Vault è il sogno erotico di un atlantista o di un putinista. È stato riempito di pacifisti che, pure di fronte al pericolo, rifiutarono di prendere le armi e si fecero massacrare. Come ho spiegato nel mio video La filosofia del pacifismo, assolutamente nessuno, né filosofo né religioso, nella storia del genere umano ha mai predicato un pacifismo in cui la legittima difesa è esclusa. Nessuno! Questo Vault è dunque fantasy. Gli abitanti si sarebbero probabilmente armati se posti di fronte ad un pericolo di per sé e per i propri cari, anche per ragioni meramente emotive. Vault 95. Un Vault pieno di persone con storia di abuso di sostanze. Il Vault era pieno zeppo delle stesse sostanze, ma anche dei mezzi per curare definitivamente la dipendenza. Gli abitanti ovviamente si sono scannati. Il destino di questo Vault è difficile da determinare, perché la sicurezza, se la sicurezza è forte e gli psicologi fanno il loro lavoro, tutti gli abitanti possono smettere. Ma in un Vault pieno di tentazioni del genere, in un clima di forte ansia post-apocalittica, mi sembra difficile che possa durare. Il problema è che l'esperimento richiedeva di mostrare loro le droghe appena miglioravano un po', quindi si era destinato a fallire. Vault 96. Solo 5 abitanti monitorati da robot. Gli umani si sono ribellati ai robot e poi sono fuggiti. Non c'è nulla da dire. Il pool genetico era comunque troppo piccolo. L'incesto sarebbe diventato inevitabile, con conseguenze catastrofiche per la popolazione. Avevano degli embrioni, ma un conto è averli, un conto è riuscire ad impiantarli con successo. E hai soltanto 5 persone. Facciamo finta che sono 5 donne. Hai solo 5 tentativi. Vault 101. Forse il Vault più famoso di tutti. L'esperimento era duplice. Da un lato non aprirsi mai. E dico mai. Dall'altro lato, che per tenere questa chiusura il sovrintendente aveva illimitati poteri politici. Questo Vault era insomma un esperimento sulle società chiuse di Popper, luoghi che non lasciano entrare nuove idee e dove le gerarchie determinano tutto in modo totalitario. E, come tutte le società chiuse, è destinato o a fallire, perché non è preparato alle novità, o a aprirsi. Nella fattispecie, dei predoni cercarono di scavare fino al Vault. Scarafaggi radioattivi sono entrati nel Vault, il che implica che delle falle ci sono. Il Vault stesso organizzò delle spedizioni verso l'esterno a Megaton, e poi aprirono le porte per far entrare un dottore nuovo, con suo figlio. Le porte saranno riaperte 2 volte ancora, per far uscire prima il dottore e poco dopo suo figlio, e poi per far uscire Butch una terza volta. Infine il Vault si aprirà le ultime 2 volte per far rientrare e riuscire, dopo 2 secondi, il protagonista che deporrà il sovrintendente e metterà al potere la figlia di Amata. Cioè la figlia Amata. Sotto Amata, il Vault inizierà un'apertura progressiva, ricominciando a mandare esploratori in giro. Ma non ci saranno visite esterne e l'eroe di Fallout 3, essendo da molti visto male, sarà esiliato a vita.
Vault 106. In questo vault, sostanze psicotrope vengono immesse nell'areazione. Gli abitanti, come prevedibile, si sono scannati a vicenda. Vault 108. Questo vault è una critica all'idea di anarchia. Il sovrintendente e tutti gli altri leader erano dei malati terminali e sono morti tutti poco dopo la chiusura del vault. Quindi lo Stato, invece di venire abolito gradualmente, come diceva Marx, viene abolito subito, come diceva Bakunin. L'esperimento sarebbe stato interessante da osservare, ma furono condotti nello stesso tempo tanti altri esperimenti paralleli che inquinano il risultato. I generatori si dovevano rompere, non c'erano sistemi di intrattenimento, c'erano un sacco di armi ed infine si potevano clonare umani. Il Vault in breve tempo venne conquistato dai cloni Gary. Vault 109. Un Vault molto elegante, che però non riuscì a fermare le radiazioni. Così, a cazzo di cane. Vault 111. Questo Vault era basato sull'idea di ibernare gli esseri umani. Gli scienziati scapparono appena hanno potuto. Ci furono due sopravvissuti solamente. Questo Vault nella realtà non avrebbe mai funzionato, in quanto l'idea di ibernare corpi per risvegliarli è pseudoscienza e più volte smentita. I cristalli danneggerebbero il cervello, ci ho fatto un video su questa pseudoscienza e sulle supposte soluzioni proposte dai suoi fautori. Vault 112. Gli abitanti sono chiusi in una sorta di stasi che li tiene immortali, ma anzianissimi, non possono uscire se non muoiono, e possono solo vivere in una simulazione governata da un pazzo che li tortura e gli resetta la memoria. Nonostante sia uno dei Vault ancora funzionanti, fino all'arrivo dell'abitante del Vault, che li lascia finalmente morire tutti, a parte lo scienziato, obbligato a rimanere una bambina a vita, è probabilmente uno dei peggiori Vault in circolazione, è la definizione dell'inferno. Vault 114. Questo Vault è interessante perché c'è un'inversione stoica da girone dantesco. Era popolato soltanto da ricchissimi obbligati a vivere nello squallore. Ironicamente il Vault non fu mai completato a causa di corruzione. Sebbene sia un Vault orribile in cui vivere, avrei voluto viverci soltanto per farmi due risate. Vault 118! Questo Vault è il paradigma marxista. 10 abitanti ricchissimi che vivono nel lusso, mentre 300 vivono malissimo. I ricchi governano sui poveri. Anche questo Vault non fu completato alla fine, soltanto i ricchi vi entrarono, facendo inserire i loro cervelli nei RoboBrains. Questo Vault, se fosse stato completato, avrebbe condotto ad una rivoluzione proletaria nel giro di 8, massimo 9 anni. Invece ora è pieno di miliardari immortali e decadenti. Vault 120, unico Vault sottomarino. Alla prima occasione inondato, lo predico adesso, ok? L'ho detto prima io. Per completezza passiamo ai Vault non numerati. Vault prototipo, uno dei primi tentativi di costruzione di un Vault. Venne usato come base dalla confraternita in Brotherhood of Steel. Vault segreto, questo Vault non era incluso negli archivi ufficiali, quindi era ignoto anche al Vault Zero. Qui stavano tutti gli scienziati dirigenti della Vault-Tec. Venne conquistato dai supermutanti e poi distrutto in Fallout Brotherhood of Steel. Vault di Los Angeles. Venne usato come museo della Vault-Tec a scopo pubblicitario. Funzionò così bene che durante la guerra la popolazione di Los Angeles ci si rifugiò dentro e poi ne uscirono. Ci entrarono dentro anche due delle gangs, che quindi sono sopravvissute alla guerra. Un Vault del genere c'era anche a Washington. Vault di Mr. House. Un Vault privato costruito appositamente per lui e per i suoi robot. Vault sconosciuto. Ci viene soltanto raccontato che qui si faceva una sorta di lotta gladiatoria. Vault bootleg. Venne costruito da ingegneri licenziati dalla Vault-Tec usando quello che sapevano. Non è andato bene, ma non sappiamo perché. Ed infine, Università Vault-Tec. La devo includere in questa lista perché era strutturata come sezioni di Vault, con veri e propri mini esperimenti di prova. Ma era senza cibo, motivo per cui gli studenti, che vi si erano rifugiati durante la guerra, morirono. Bene. Abbiamo fatto la lista completa, ora passiamo al Vault peggiore in assoluto. A mio parere, qualsiasi Vault che causi lo sterminio di tutti i suoi abitanti è automaticamente il peggiore, perché si può sempre migliorare da tutto, ripeto da tutto, ma non dalla morte. Anche i supermutanti sono capaci di autocontrollo, e di tutti i Vault che rendono tutti quanti morti alla fine, io direi che il peggiore è il 112, perché lì c'è anche la tortura fisica e psicologica prima della morte. E sentire sempre la stessa musichetta per 200 anni in sottofondo... Mamma mia, che gioco oscuro che era Fallout 3. E ora passiamo ai Vault migliori. Che se ne dica, i migliori sono quelli in cui tutta o quasi tutta la popolazione è sopravvissuta fino ai giorni nostri. E attenzione, mi baserò unicamente sul canone, quindi devono essere vivi nei media di Fallout, non nella mia testa delle ipotesi. Il che significa, ricapitolando, Vault di Los Angeles, Vault 8, 12, 13, 15, 21, 29, 34, 75, 81, 101 e 118.
in quale vault io personalmente vivrei. Escludiamo sin da subito il vault 12 e il vault di Los Angeles, perché tutti vivi sì, ma l'apertura magari non è completa, si trasformano in ghoul, non possono stare a lungo, eccetera. Togliamo subito, proprio subito, senza neanche pensarci, il vault 34, perché è pieno zeppo di armi. Togliamo il vault 15 per via della sovrappopolazione, e togliamo anche il vault 75, perché è basato su un militarismo tossico e destinato a guerre intestine continue. Infatti i Gunner, guardate che fine hanno fatto. Infine, io toglierei subito anche il vault 118 e lo definirei come bello, ma non ci vivrei, perché non possono riprodursi. Ripeto, vault molto carino, una vacanza ogni tanto, ma non ci vivrei. Ora, il prossimo che tolgo è il vault 21, perché svilupperebbe una ludopatia per gli abitanti e perché sarebbe il liberismo capitalistico più sfrenato e becero, con una povertà disarmante. Non si può lasciare la politica al caso. Infine, tolgo anche il vault 29. Sembra molto carino, per carità, ma un vault di bambini non lo preferisco ad un vault con adulti, se permettete. Restano 5 vault. L'avanzato vault 8, il leggendario vault 13, il purissimo vault 70, l'ospitale vault 81 o l'iconico vault 101. Chi vincerà? Fatemi sapere nei commenti e iscrivetevi pure. Ora, io toglierei subito, senza troppi complimenti, il vault 8. Bella la purezza, ma il segregazionismo razzista anche no. E tolgo anche il vault 13, perché a parità di tutto, gli altri vault hanno funzionato per 200 anni o quasi. Questo ha invece perso la capacità di produrre acqua potabile. Acqua potabile! Se non era per il protagonista, tutti morti. E quindi siamo al podio, signori. Letteralmente mio padre Volt 101? Letteralmente mia madre Volt 81? Oppure l'americanissimo Volt 70? E qui si fa dura, signori, lo dico chiaramente. Ma la medaglia di bronzo la do al Volt 101. Non mi fraintendete, lo adoro, ci sono affezionato, ma è un sistema totalitario e poteva finire molto peggio. È stato gestito molto male nel corso dei secoli. E allora siamo allo spareggio. Vault 81 o Vault 70? Chi sceglierò? La risposta è che il Vault 81 ha tutto quello che potresti desiderare. Funziona, l'esperimento non è mai avvenuto, la sovrintendente è stata buona, comunica con l'esterno, però ha alcuni difetti che mi fanno preferire il Vault 70. Primo, l'esperimento c'era. Non è avvenuto, ma c'era. Nel Vault 70 l'esperimento non è niente, letteralmente nulla. Mia nonna era una sarta, mi ha insegnato mia zia a fare punto croce che ero un bambino. Non ci vuole niente a ripararsi il vestito da soli. Quale sarebbe l'esperimento? Che un mucchio di mormoni si ritrova con vestiti succinti e quindi scopano? C'è di peggio. Nel Vault 81 si dovevano fare esperimenti biologici su cavie umane, il rischio c'era. In secondo luogo, il Vault 81 non sembra avere un gag. Nel Vault 70 ce n'erano tre. Tre! Puoi fare tre giardini dell'Eden, porca miseria! Ed infine, il Vault 70 era popolato da mormoni, che rifiutano alcol, droghe e tabacco, quindi avrebbero uno stile di vita molto sano. E quindi sì, la medaglia d'argento al Vault 81, la medaglia d'oro al Vault 70. Probabilmente litigherei con gli abitanti continuamente, starei a spiegar loro i loro numerosissimi errori di traduzione nella Bibbia, a spiegar loro che Elohim è un plurale maiestatis, e che non c'è alcuna evidenza archeologica di una civiltà ebraica in America precolombiana. Insomma, non si può avere la perfezione. Fatemi sapere se siete d'accordo, se siete in disaccordo e quale vault volete voi e fate il cazzo che volete. Vi lascio il link Amazon al libro Guida alla sopravvivenza dell'abitante del vault di Fallout 4 in descrizione. Se i video ti piacciono, dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace ed iscrivetevi a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.